Pur accogliendo con favore la volontà manifestata dall'UE di attribuire al riciclo dei rifiuti tecnologici un ruolo strategico nella messa in sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime critiche, le imprese del Waste Management italiano avvertono, senza prima creare le condizioni per la realizzazione di una adeguata rete di impianti, gli ambiziosi obiettivi allo studio delle istituzioni comunitarie sono destinati a restare sulla carta. Gli sforzi per raggiungere i target del nuovo regolamento sulle CRM in discussione in UE rischiano infatti di infrangersi contro le barriere che fin qui hanno impedito al mondo del recupero di materia dai rifiuti elettrici ed elettronici, IRAE, di sviluppare appieno il proprio potenziale in termini di riciclo avanzato. L'industria nazionale gestisce oggi infatti oltre 500.000 tonnellate di RAE, limitandosi però a un primo trattamento finalizzato quasi esclusivamente al recupero di metalli come ferro, rame e alluminio, mentre per materie prime critiche come litio, cobalto, indio, gallio e terre rare, più difficili da estrarre, i tassi di riciclo restano di fatto inferiori al 10%. In cima alla lista dei nodi da sciogliere c'è quello dei tassi di raccolta. Per estrarre le materie prime critiche contenute in piccole quantità nei singoli accumulatori, semiconduttori o schermi piatti, servono processi industriali particolarmente costosi come l'idrometallurgia o la pirometallurgia. Per metterli a profitto gli impianti hanno bisogno di trattare enormi volumi di rifiuti, ma i tassi di raccolta oggi non garantiscono il raggiungimento delle economie di scala. A partire dal 2019 avremmo dovuto raccogliere il 65% dei RAE, ma siamo fermi al 34%, terz'ultimi in UE. Gli sforzi dovrebbero essere quelli di aumentare la raccolta per consentire agli imprenditori poi, eventualmente, di costruire anche in Italia impianti di secondo trattamento, ovvero raffinerie capaci di captare gli impianti e le materie prime critiche. Immancabile poi il tema delle lungaggini burocratiche. Noi abbiamo a Volpiano in Piemonte un impianto che smantella gli schermi LED, un processo autorizzativo e un sistema autorizzativo che ha richiesto 3 anni. In 6 mesi in Austria, in 1 anno in Francia si possono ottenere le stesse autorizzazioni. Proprio per impedire che la farraginosità delle procedure si traduca in uno squilibrio competitivo tra Stati membri, nella proposta della Commissione si chiarisce che il rilascio delle autorizzazioni per progetti strategici di riciclo non dovrà superare i 12 mesi. Dovrebbe altresì essere inserito il fatto di garantire che le autorità nazionali possano richiedere tutte le informazioni aggiuntive per l'elaborazione di una domanda di autorizzazione in una sola volta, perché sappiamo benissimo che molte volte queste richieste aggiuntive ritardano in maniera importante anche i procedimenti autorizzativi. Ultima ma non ultima tra le incognite da risolvere c'è poi quella dei canali di finanziamento. A fronte degli ambiziosi obiettivi di riciclo in discussione in UE, infatti, non è ancora chiaro se e quali strumenti il mondo produttivo avrà a disposizione per colmare il gap di investimenti necessario a raggiungerli. Cosa che da un lato significa sostenere la ricerca e dall'altro anche supportare la traduzione su scala industriale dei progetti innovativi. L'industria italiana c'è. Quindi se il quadro regolatorio, che significa chiarire il tema dell'end waste, che significa un processo autorizzativo accelerato, se diciamo si imposta un sistema di raccolta più efficiente e dove anche utilizziamo fondi aggiuntivi per lo sviluppo del recupero dei RAE, io credo che l'Italia possa avere una posizione di forza.